Bilancio sicuramente positivo per la 19ª edizione della Notte del Millennio, la rievocazione storica organizzata dal Circolo Culturale Baradello. Nella notte tra sabato e domenica sono circa 200 gli spettatori che si sono dati appuntamento alle 4 circa di notte nelle vie del centro di Clusone. Più di 60 le comparse, vestite con elaborati costumi e ben preparati alla recitazione. In scena è stato portato un episodio storico del 1797, il taglio dell'Albero della Libertà, simbolo della Rivoluzione francese, abbattuto nottetempo da alcuni giovani. Dura la reazione volta a scongiurare altre ribellioni. Uno degli autori del gesto, Luigi Bana, dopo un rapido e sbrigativo processo, viene infatti fucilato in piazza. Diventa così martire e simbolo della causa. Alessio Poletazzi. Alba infausta è questa. Dal 1427 e per ben 370 anni la Valle Seriana Superiore è stata fedele al Leone di Venezia, alla Serenissima e al suo illuminato governo che per secoli le ha portato pace, prosperità, serenità e giustizia. La fedelissima Valle Seriana Superiore ebbe da Venezia sempre attenzioni particolari e dei privilegi che difese strenuamente contro le brame della città, anche nei periodi più duri delle invasioni dei Lanzichenecchi, dei francesi e dei milanesi. La fedelissima Valle Seriana Superiore è sempre stata fedele a Venezia e per sempre lo rimarrà. Valligiani, nei vostri cuori sventola forte il vessillo di Venezia. Opponetevi agli invasori, combattete il nemico, il vile nemico, fino a quando il vessillo della Serenissima Signoria tornerà a sventolare su queste terre, dopo l'ignobile sopruso e la vile prepotenza dell'invasore. E adesso, padre, che farete? Sottraggo il vessillo della Serenissima alle brame del vile invasore. Supremo delle armi della Repubblica Francese, sorella e protettrice dell'Italia. Declaro decaduto l'antico governo del feroce e tiranno Leone di Venezia. Le rappresentanti della municipalità bergamasca prendono possesso del Clusone e della Valle Seriana. Le rappresentanti dell'antico e feroce tirannico governo sono destituiti da loro cariche insieme alle magistrature e tutti gli ufficiali della valle. Vive la Repubblica, libertà, egalità, fraternità! Viva la Repubblica! Viva la Repubblica! Ad uomo, generale. Je suis le général Andrieux, comandante dello Stato Maggiore della Cavalleria di Francia, che ha sconfitto i ribelli alle porte di Bergamo. Avverto tutto il popolo di questa valle, di questi paesi, di questa città,
non tollereremo nessun disordine, nessuna rivoluzione. Siamo stati pazienti con il popolo della montagna. Ai primi disordini uccideremo tutti i prigionieri. Ordino che entro la decade, la prima decade di questo mese, siano consegnate tutte le armi, fucili, munizioni, scioppetti e pistole. Chi sarà trovato in possesso di tali armi sarà fucilato all'istante. È la testa, la ossa, libertà! E voi, pre, curate, il vostro atteggiamento è quanto sospetto. Avete mandato i vostri parrocchiani a farsi scannare. Ho visto mille abusi. Li ho visti bruciare, incendiare, saccheggiare e violentare nei paesi vicini. E questo è il modo con cui professate il Vangelo? Non troveremo più nessun abuso. No, questa libertà me la mappia mia! Torni in Francia! Abbasso la Repubblica! Ah oui? Allora, miei soldati, caricare! In Francia! Riposo, soldati, riposo! Ufficiale davanti al lago della libertà. Note, libertà e vi assura uguaglianza. I matroni in giro, radiche me. L'abate Mazzolini, che è l'esponente del clero che aderisce ai nuovi principi, tiene il discorso all'inaugurazione dell'Abo della Libertà. Tra l'altro abitavo proprio qui dietro, abitavo anche la casa di sopra. Virtù, uguaglianza, fratellanza, cittadini, fratelli, finalmente abbiamo piantato nel nostro paese l'albero della libertà. Augusta insegna del nuovo governo che andiamo a stabilire, il governo della virtù repubblicana, non meno che cristiana, il governo dei nuovi diritti, dei vostri diritti. E quest'albero sta a significare libertà, eguaglianza, fratellanza. Libertà che, come avete sentito, consente al cittadino di fare ciò che vuole finché non nuoce ad altri. Eguaglianza che abolisce le differenze per nascita e condizione sociale e pone fine ai privilegi di pochi eletti come dei, soprattutto gli altri considerati solo fango e feccia. I cittadini siano uguali davanti alla legge. Stesse ricompense e stessi castighi, secondo i meriti e le colpe.
Ah, io sento solo giuramenti, ma minacce, disperazione. Non mi sembra ci sia ancora questa grande libertà, Don Antonietta. Ci promettono di renderci liberi usando la forza, le armi. Non ho mai visto portare la libertà imponendola con la forza delle armi. Mega sto mia che per me andai naci sempre, il mio butta viato che è calestaccia storia in Svezia. Oggi è giunta la notizia da Bergamo che la municipalità ha abolito le nostre esenzioni e le nostre libertà di valigiani. I francesi hanno imposto una taglia su tutti i comuni, più di 100.000 lire da pagare, e hanno confiscato tutti i fucili e le armi lunghe e corte. E ai nostri compagni, catturati a Nesi, hanno confiscato tutti i beni. Anche qui vogliono fare la Guardia Nazionale e un battaglione che vada a combattere contro gli austriaci. I giovani dovranno presentarsi per essere arruolati. Non solo, la Repubblica ha decretato un nuovo contributo in denaro per l'esercito francese. Hanno spogliato le chiese, gli arredi sacri, hanno portato via tutto dai conventi, caricano tutto su dei carri, li portano a Milano e da Milano li porteranno in Francia. Ah, però i nostri borghesi che hanno i soldi e i beni al sole hanno tutto il diritto alla Repubblica, eh? Ho intercettato una lettera del Franzini, quello delle fabbriche di panni. La municipalità, il governo, gli promette protezione per tutti i suoi beni, i suoi soldi e le sue fabbriche. E a noi invece tocca pagare! A Grovo, a Castione, a Onore, ci sono uomini come noi che vogliono ribellarsi. Uniamoci, formiamo una banda. No, no, non possiamo fare questo. Ci sarebbero delle fortissime repressioni. E poi tenete presente che i cosiddetti patrioti, gli spiù, ci sono anche qui da noi e quindi dobbiamo evitare ritorsioni verso i cittadini e verso noi prevosti. Almeriate la US, che l'imperatore che è dell'Austria, che il cruco socialese si è messo d'accordo con i francesi. Adesso, anche avreste a fare gota, venesse invece il doge, la bollazione fine braghe. Dobbiamo dare un segnale, dobbiamo dare un segnale che non tutti si sono sottomessi. Un segnale che rincuori i valigiani, che gli diamo speranza per cambiare questa cosa. Cosa proponi? Siamo in pochi, isolati. Non possiamo prendere il comune. Mi dica adesso stanotte di andare a fare la purga a chi lei, chi ha i palanche, chi ha la boccia piena e parla di libertà. Va a far saltare la casa di Brusca, di Franzini e di Carrara Spinelli che comandava fino adesso e adesso è passato l'altra banda. D'accordo. Gli daremo una lezione e gli porteremo via un po' di soldi per comprare le armi. No, no, ve lo proibisco, non potete fare del male agli altri cittadini. Avete visto i francesi con le armi come sono? Sì che lo possiamo, caro abate. E lo faremo anche. Però non basta, non basta. Dobbiamo... Ci vuole un gesto forte, un gesto dimostrativo. Anche a te, asso, il pagher son piazza! Garasca via il paghè! Per loro è il simbolo del potere! Noi li colpiremo proprio lì! Una pianta! No, non fate pazzie, che è troppo pericoloso! Buona idea! Volete quelle toccate che fanno schifo, se la vergogliamo noi! Thank you.
commissione militare, sentenza. L'anno primo della Repubblica, una e indivisibile, il 18 Termidoro, la commissione militare, presieduta dal generale Ozzi, con speciale mandato del generale comandante in capo Napoleone Bonaparte, ha giudicato il nominato Luigi Bana, anni 28, di Ardese, Dipartimento del Serio, accusato di essere uno dei complici del taglio dell'albero della libertà a Clusone e del saccheggio di tre case a Gromo, nonché di ingiurie ai loro proprietari e ad altri patrioti. Dopo regolare interrogatorio con la trascrizione della deposizione alla presenza dell'avvocato, l'ascolto del testimone Nigersoli, l'acquisizione delle schegge, dette volgarmente tappe di legno, dell'albero della libertà, rinvenute nelle tasche del Bana, la commissione riunita ha dichiarato il suddetto Aulisio Bana colpevole dei reati ascrittegli e la sua condanna a morte mediante fucilazione a norma dell'articolo 1 della legge del giorno 5 pratile dell'anno terzo della Repubblica. La sentenza sarà eseguita il 20 Termidoro a Clusone alla presenza sulla piazza del mercato. Sia data esecuzione. Certamente è stata la edizione del millennio più partecipata e con più attori, con grande impegno. Quindi io devo ringraziarli tutti.